Ciao a tutti da Gerardo Paterna per Realtor TV. Oggi in studio abbiamo come ospite Anna Carbonelli, direttore generale di Intesa San Paolo Casa, che ha accettato di rispondere a tre domande. Ciao Anna e grazie per la disponibilità. Ciao Gerardo, che piacere. Allora, oggi parliamo ovviamente di banche e intermediazione immobiliare. Quindi abbiamo visto UniCredit con Subito Casa entrare sul mercato, c'è il vostro progetto come Intesa San Paolo Casa, anche Carige Immobiliare sta per, Sapevo. sì, è nuova di qualche giorno fa, sta per affacciarsi sul mercato, quindi degli immobili, della vendita degli immobili. Allora, il panorama di fatto comincia un po' ad affollarsi, quindi qual è il vostro progetto, il progetto di Intesa San Paolo Casa per l'Italia? Va In Italia. bene, È in in Italia. Italia. Dunque, è stata costituita una società Sì? che si chiama Intesa San Paolo Casa. Siamo Ok. operativi nel mercato residenziale, Sì? destinato a clienti privati, quindi intermediamo immobili usato prevalentemente, clienti privati su clienti privati. Ci sarà anche del nuovo, i nostri clienti costruttori con i clienti privati. Clienti costruttori che ci danno adeguate garanzie di credito in modo tale che non trasferiamo problemi poi sul cliente finale. E intendiamo aprire nelle principali città italiane, siamo partiti subito, adesso la prossima settimana a Milano, Roma e Torino, e poi proseguiremo a seconda metà del 2015 in altre quattro città: Napoli, Padova, Bologna e Firenze. Quindi siamo sette città per la fine del 2015, una ventina di agenzie. Le agenzie sono composte da professionisti presi dall'esterno, in parte, e la maggioranza al momento, perché per partire ci serve un'esperienza di chi questo lavoro già l'ha fatto. Certo. Chiaramente siamo molto irrispettosi del lavoro difficile, un lavoro complicato, che ha un'expertise molto sfaccettata soprattutto. E un po' di invece colleghi interni che si sono autocandidati Ok, spontaneamente. E ottimo. questa è la Quindi bellezza del progetto, ed è un vero. po' la bellezza di tutto il piano industriale, secondo me, di Intesa San Paolo Gruppo, che vede tutti i nuovi mestieri, i nuovi motori di crescita della banca sulla base di autocandidature Quindi spontanee. significa che ci credete, Significa questo. che ci crediamo, ma significa che diamo tanto rilievo alle persone. Allora, questo è un business fatto di tre fattori produttivi: persone, tecnologia. Quindi inutile parlare, bisogna avere per il successo, sì, c'è focus, determinazione e metodo, il collante è la passione, non siamo Certo. macchine. E quindi su questo c'è da parte di tutti, siamo in garage, appena partiti, Va siamo, bene, no va veramente bene. siamo in garage sul Lo serio, sappiamo che quindi le aziende partiamo che partono dai veramente con. garage poi. Ma Bene. speriamo, insomma, Steve Jobs aiutaci. Ok, esatto. Beh, anche il fatto di comunque rientrare nell'orbita Intesa San Paolo, non tolgo caso, magari una È certa un garage con un dote, papà con un papà, grande, ecco, sì, un perfetto. papà, sì. Quindi farete di fatto acquisizione e vendita come qualunque agente immobiliare. E una cosa che mi dicevi fuori onda è che non vi occuperete di situazioni problematiche. No, Quindi di non performing, non entriamo quindi sul residenziale ok. immobiliare, non entriamo né con il patrimonio della banca Ok. né sul non performing. Può Bene, capitare, può sì. No, capitare. Che un cliente che abbia un credito in sofferenza ci chieda di vedere l'immobile, questo capita anche in fortunato. un'agenzia immobiliare normale, Sì, però se voglio capita dobbiamo attivare un percorso a maggior tutela per il cliente, dire, ecco. perché Sì? laddove si ravvede un conflitto di interesse, il conflitto di interesse non deve essere a dirimento del cliente, deve essere Certo. presidiato, deve essere mitigato, deve essere Ok. dichiarato, per cui il percorso sarà a tutela infatti maggiore per il cliente, nel senso si farà riferimento soprattutto per la stima del valore dell'immobile o poi di perizia, non, in modo tale non possiamo essere accusati che ci vogliono accelerare il processo di vendita facendo pressione a ribasso sul Sì, prezzo ok. dell'immobile, no? Che poi il Quindi tema è quello. normativa, un rispetto della normativa in modo Beh, stringente. molto sì, Bene. sì. Allora, seconda domanda, cosa deve aspettarsi il cliente, il consumatore che si rivolge ad una struttura Intesa San Paolo Casa? Ah, questa è una bella domanda. Allora, si deve aspettare da una parte sulla intermediazione classica la serietà e la professionalità che del gruppo, no? Noi lavoriamo con certi standard, chiaramente li porteremo anche nel campo di intermediazione immobiliare. In più, quindi molta serietà, molta competenza, insomma, autorevolezza. Dall'altra parte, innovazione. Terribile, tantissima, sulla parte dei servizi complementari accessori,
che sono tutti relativi al mondo casa, ovviamente non di tipo finanziario, creditizio, bancario, lì ci pensa il gestore, sì, il nostro cugino. Ok. E, no, no, faccio sempre molta differenza tra il bisogno casa sarà completo, la risposta, la catena sul bisogno casa da parte del gruppo sarà assolutamente completa, però c'è una netta distinzione tra la risposta sui bisogni finanziari e creditizi, gestore, banca. Tutto ciò che non è finanziario, non bancario, intesa San Paolo, quindi casa, una linea di demarcazione molto netta, incisa. Okay. E sono servizi molto innovativi, soprattutto nella modalità in cui sono prestati, non voglio dire nulla adesso, sono okay, servizi in partnership peraltro. Ok, non voglio strapparti. Non abbiamo la pretesa di fare tutto bene, ecco, però a selezionare partner bravi, okay, giovani, bravi. Ottimo, non voglio strapparti delle anteprime, però è evidente che nel momento in cui ci parli di innovazione, ci parli di partner di servizio, è evidente che avete individuato alcune criticità nel settore dell'intermediazione immobiliare tradizionale. Un elemento di criticità che magari ravvisate e che magari pensate che col vostro operato possa in qualche modo trovare soddisfazione? Nel mondo dell'intermediazione immobiliare tradizionale, sì, quindi non esatto, fa riferimento ai servizi accessori di cui parlavo, della risposta. Beh, tu sai, conosci bene le dinamiche, voglio dire, dell'agente immobiliare tradizionale, quindi conoscerai senz'altro le criticità che magari si trova ad affrontare. Dici, beh, il nostro sistema si pone l'obiettivo di portare un'innovazione, un vantaggio. Ecco, qual è una criticità secondo te che oggi hai riscontrato operativamente, magari incontrando N agenti immobiliari? Beh, un po' la mancanza di circolarità, nel senso che gli immobili circolano all'interno del portafoglio dell'agenzia, ecco, e c'è poca collaborazione e quindi cioè, il cliente poco scambio anche di informazione qualificata. Poco scambio di informazione, ecco, qualificata, gli agenti immobiliari tendono a collaborare poco. E certo. Mi dicono che c'è un tema di fiducia. Certo. E di standard comportamentali che va un po' risolto, secondo me, ma non va bene, i professionisti seri non si comportano così, quindi questo va risolto. La circolarità che poi ha svantaggio del cliente, perché allunga drammaticamente i tempi di vendita, perché l'immobile significa che hai fatto vedere a poche persone. Sì, certo. E poi secondo aspetto, per chi deve acquistare casa, gli allunghi drammaticamente i tempi, perché significa no, fa tanta ricerca da solo, no, e probabilmente lo sono anche cercata. E poi il 50% del mercato che è disintermediato. Cioè, questo è un dato di fatto, è vero, questo è vero. Fatto, certo. Parliamone. Quindi puntiamo anche lì. E certo, cerchiamo che sì, di che riconquistare anche lì, questa fascia importante. In realtà disintermediato fino a un certo punto, io ci credo poco, che siano il 50% delle transazioni effettuate da individuo con individuo senza la consulenza di nessuno. Posso in eredità, vabbè, ma non sono mica. Dici pare degli abusivi. Non parlo tanto degli abusivi, non solo dell'abusivo, okay, ma anche magari mi rivolgo alla consulenza di un architetto o di un geometra, no? Che non è un abusivo, nel senso una consulenza semplicemente su un segmento specifico, sì, relativo alla transazione. Se finalizzato, voglio dire, all'intermediazione, anche l'architetto è un abusivo, sì, no? Certo, certo, sicuramente, quindi, sotto quel profilo sì. Sì. Quindi riuscire a essere, a far... Il cliente non ha problemi, secondo me, anche almeno c'è tornato ai focus group, di pagare una commissione, sì, per la prestazione di un servizio. Il 2-3% per l'acquisto della vita in sicurezza non è... Devi riconoscere il servizio. Il problema è di riconoscere il servizio. Certo, percezione. Il problema è di riconoscere il servizio. Allora, è stato molto inflazionato, purtroppo, da quello che ho compreso, almeno negli anni, e si è dato spazio agli abusivi, che non ci deve essere spazio. Questa è stata una lotta senza frontiere, però, senza risparmiare, proprio zero tolleranza, zero su questa, certo, cosa. Non va bene. E non va bene, e poi nella prestazione del servizio, per l'appunto, essere seri, acquisire tutta la documentazione, basta tutte queste certificazioni G, non si possono vedere più, altrimenti. Certo. I clienti, bisogna dirglielo, è obbligatorio, poi adesso a luglio, prima di luglio, certo, perché sennò non si possono pubblicizzare gli immobili sul sito. Sì. Sì, sì, questo, su questo c'è molto da fare, da fare, assolutamente, no? Concordo con questo te. Questo è un esempio. Sì. Quindi, diciamo, però la parte io credo che sia la parte documentale sicuramente importante, peraltro chiaramente l'acquisiremo, le verifiche le fa il notaio, ci tengo a precisarlo, sì, non ci sostituiamo in nessun modo. Certo. Ci sarà un tema di preverifica, insomma, legge di latto, ecco, se c'è un tema donativo, sì, magari che venga fuori. Qualche dubbio ce lo facciamo venire, insomma, va bene. Allora, terza domanda, prevedete diciamo, un punto di contatto, di collaborazione con gli agenti immobiliari sul territorio?
Noi vorremmo tanto collaborare, sì, con chi rispetta un codice deontologico veramente standard. Torniamo un po' al punto di qui sopra. Ci sono ottimi professionisti, lo sappiamo, sì, anche associazioni che si sono date tra di loro, no, delle forme molto rigorose di rispetto delle regole interne. Le hanno scritte e reagiscono. Perché se certo, credibili, se poi le cose si dicono, si fanno, se non si è credibili più. E quindi sì, ci apriremo sicuramente alla collaborazione, soprattutto sul lato della ricerca degli immobili, perché al momento credo che noi avremo più bisogno di cercare immobili che sono in vendita sul mercato. Abbiamo più richieste in acquisto che non in vendita. Ah, paradossalmente. Okay, bene, bene. Bene, quindi questa è anche una, se vogliamo, una buona notizia, voglio dire, per gli agenti immobiliari che decidono di condividere uno standard abbiamo di collaborazione e di comportamento. C'è una totale imbalance al momento, bene, tra acquisto e vendita. Va bene, allora intanto in bocca al lupo per il vostro progetto. Posso dire crepi come crepi? Sì, sì, assolutamente si può dire. Quindi grazie mille ad Anna Carbonelli, un saluto a tutti coloro che ci seguono su Realtro TV, Gerardo Paterna, e ci vediamo al prossimo appuntamento con un altro importante ospite. A presto!